stand promozionali e 5 seminari tematici che spaziano dal discutere sulle problematiche connesse ai rapporti tra alberghi e le online travel agencies, al trattare della gestione dei rapporti di lavoro nel comparto turistico dopo la legge Fornero. Prende il via così la 10ª edizione di Albergatore Day 2013, manifestazione organizzata da Federalberghi Roma. Un evento ormai considerato un appuntamento fondamentale per tracciare un bilancio e per affrontare le problematiche più urgenti del turismo ricettivo alberghiero, non solo romano ma anche nazionale, ha spiegato il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli. A livello regionale ancora portiamo un segno leggermente meno, che purtroppo segue un trend nazionale. Roma invece va in controtendenza e invece abbiamo chiuso l'anno con un segno più, circa più 4%, il che ci dà insomma un segno positivo per quanto riguarda l'evoluzione generale del turismo a Roma. In questo pensiamo di riuscire a mantenere anche questo trend nel 2013, nell'anno in corso, e poter chiudere anche quest'anno con un leggero segno positivo. Sicuramente l'accortezza nei costi aziendali, senza dover ridurre quelli che sono i servizi, credo che sia l'obiettivo principale di qualsiasi azienda in un momento così difficile. A presenziare all'evento Antonio Gazzellone, delegato del sindaco al turismo. È una manifestazione tecnica perché da un lato si approfondiscono i temi cari a questa industria, a questi imprenditori, con gli approfondimenti normativi, con le novità che hanno un po' riguardato le ultime vicende legislative, dall'altra parte sono un po' le imprese che presentano le eccellenze che consentono a Roma e consentono al comparto alberghiero di essere leader in Italia, leader in Europa nell'accoglienza ai turisti. L'accoglienza è uno degli assi importanti perché insieme ai monumenti, insieme alla vivibilità della città, insieme all'enogastronomia, occorre anche offrire al turista che arriva un'accoglienza degna di questo nome, un'accoglienza di assoluto livello. Albergatore Day, facendo incontrare la domanda e l'offerta anche nei servizi alberghieri, fa questo.